Una corsa di record mega giunto fin qui dalla Jus. Il team di Fiorella di Leone, Serie D regionale, ha superato nettamente nell'ultima fatica anche l'ostica resistenza di una sorprendente Arnopolis. Campione d'inverno senza subire sconfitte, 13 turni del girone di andata e altrettante vittorie, 37 punti conquistati, solo 2 punti lasciati a Piandiscò e Tavernelle, 6 punti di vantaggio sull'inseguitrice Remo Masi, la migliore difesa con 812 punti subiti. È lo score dei risultati conseguiti dalle Jussine. Ottime le credenziali per ritornare presto in una categoria più congeniale ai valori delle ragazze e ai meriti della società presieduta dall'avvocato Marco Bufalini. Da oltre 40 anni in prima fila con la determinazione e l'impegno di riportare la pallavolo ai fasti del passato. La partita con l'Arnopolis ha visto il primo set giocato punto su punto sino al 23-21, dopodiché esploso il dinamitico bicipite mancino di Nataletti che con due martellate in diagonale ha chiuso il parziale 25-22. Molto combattuto, avvincente e spettacolare nel finale il secondo set, con un set point per le ospiti e ben tre delle locali che al quarto non falliscono, con la promettente Diouf sugli scudi che con un assalto dal posto 4 ha scardinato il muro dell'Arnopolis conquistando il set per 28-26. Partenza rapida delle ospiti nel terzo set che hanno raggiunto il massimo vantaggio di 5 punti nel terzo periodo, ma vengono prontamente raggiunte dopo un break discrezionale dell'ottima Fiorella di Leone e superate con determinazione con un eloquente punteggio 25-14. Allora Linda, una bella cavalcata, un bel risultato che Arezzo merita, la Jus merita, perché tanta dedizione, tanto amore ha dato alle ragazze aretine. Una grandissima soddisfazione, reputo meritata, perché stiamo lavorando veramente tanto, tutti i giorni in palestra e siamo un gruppo fantastico, la forza nel gruppo, 12, 13, quante siamo e tutto il contorno. A chi si dedica questa vittoria magica? Questa vittoria la dedichiamo in primis a noi stessi, alla nostra allenatrice e alla società, perché siamo una forza unica. Un tutt'uno, e è per quello che andiamo alla grande quest'anno. E allora cosa si promette qua al pubblico numeroso, ritornato al palazzetto, al Palamagico, qui al Palamaccagnolo, cosa si promette? Promette di proseguire su quest'andazzo e di fare anche meglio possibilmente. Quindi noi ci crediamo tanto.